Questo è un libro completo, perché è un libro sui sentimenti, quindi sulla vita, sull'amicizia, ma è anche un libro sulle sensazioni che si provano, sugli stati d'animo, quindi sulla malinconia, sulla tristezza, ma talvolta anche sulla serenità, e sulla voglia di vivere, sulla voglia di provare emozioni, continua di varia natura. E si parte dall'incontro tra due personaggi, insomma un uomo e una donna, di cui poi l'autore ci parlerà, una piccola presentazione. Sono due amici di vecchia data che si incontrano da un po' di tempo, e per un motivo che poi l'autore ci dirà, che è una ed è il pretesto per raccontarsi a vicenda tutto quello che loro hanno passato e vissuto dal momento in cui non si sono più visti. E questo avvicendarsi di racconti, cioè veramente la storia ci prova, con punti a struttura anche di drammaticità eccessiva, ovviamente. Ma sempre, ecco, secondo me la caratteristica di questo libro è una grandissima speranza e la grande ironia, la grande voglia di non lasciarsi sopraffare dagli eventi, anche quelli, appunto, come vedremo poi nell'esplicitare appunto il racconto meglio, molto più particolari. E allora, perché la scelta di questi due personaggi, tra l'altro come dicevo prima, di un uomo e di una donna, legati a questo filo luce che è l'amicizia? Beh, diciamo questo, che la scelta dei due personaggi, uno maschile e uno femminile, per un incontro potrebbe sembrare banale, ma deriva da due motivi. Il primo è che in un certo senso si completano a vicenda, ma il secondo è che effettivamente dietro questo libro c'è stata una vicenda reale. Cioè, a me è capitato di incontrare veramente dopo 15, 20, 30 anni delle persone, oggi delle donne, allora erano delle ragazze o poco più delle bambine, che sono state delle mie amiche d'infanzia, e alcune di queste hanno veramente passato dei momenti particolari, particolarmente sul brutto o sul bello, eccetera. Certo. E tanto è vero che questi personaggi sono, il personaggio maschile si chiama Amico Fritz, è un italiano, è molto simile al sottoscritto chiaramente, ma ha un qualche cosa di tedesco, di mitteleuropeo, e quindi di osservatore critico, ma critico nel senso kantiano della parola, verso l'Italia, pur non essendo un filosofo, un sociologo, per niente. Il personaggio femminile si chiama Sonia, l'ho scelto perché non ho mai conosciuto veramente una che avesse questo nome, ed è una specie, quindi per mantenere una certa neutralità, è una specie di collage di personaggi femminili realmente esistiti. Una donna che, diplomata in ragioneria, quando i ragionieri erano molto richiesti perché non si facevano i calcoli coi PC, coi tablet, eccetera, che poi ha passato diverse vicissitudini nella sua vita privata, nella sua vita pubblica, ha molti anni di precariato, eccetera, che poi sono tipici di moltissime persone, di milioni di persone. In questo momento, poi, proprio in questo momento così drammatico dell'Italia, anche la nostra economia. E qui esatto.